Ciao ragazze, bentornate sul canale o benvenute se siete delle nuove iscritte. Io sono finalmente ritornata dopo le vacanze pasquali. È durata un po' più del previsto questa vacanza, però sono ritornata più carica che mai. E fatemi sapere come avete passato le vacanze, lo passate tranquillamente in famiglia, ce le siamo goduti così, e quindi nulla di particolare, però diciamo che alla fine sono sempre quelle vacanze che si preferiscono di più, stare in famiglia tutti insieme. Quindi fatemi sapere anche voi cosa avete fatto di particolare. Oggi in questo video volevo provare insieme per la prima volta con voi un prodotto di Smashbox, in particolare questa palettina qui, che come potete vedere è meraviglioso il packaging, lo trovo spettacolare. E ho queste palette in tre varianti, questa qui gialla e questa qui fucsia, sempre con lo stesso effetto. E mi hanno colpito tantissimo queste tonalità calde, molto belle, e soprattutto non avevo un colore rosso di questo tipo. Non ho assolutamente idea del trucco che andrò a realizzare, quindi come al solito andrò random. Prendo un po' di pennellini che possono essermi utili e vediamo un po'. Allora, Smashbox è un brand che non so se lo conoscete, ma comunque un brand molto, vabbè, ultimamente sui social è abbastanza chiacchierato. È un brand che all'estero ha avuto abbastanza successo, e in Italia devo dire che negli ultimi mesi anche qui sta prendendo abbastanza piede. Voi grazie ai social, voi grazie che comunque i prodotti non sono male, quindi sta avendo abbastanza riscontro. Io di Smashbox i primi prodotti che ho provato sono dei rossetti liquidi, sono queste colorazioni qui. Ho provato questa nude, che è entrata subito nei miei preferiti perché mi piace tantissimo. Però proviamo adesso prima la palettina occhi e poi torniamo alle tinte labbra. Quindi vado a utilizzare questa palette, che non ho ben capito dove si veda il nome, però comunque è l'unica a essere arancione, quindi diciamo che non vi sbagliate, però se dovessi trovare il nome ve la lascio sempre giù nell'info box. Allora, come primo ombretto vado a utilizzare questo opaco color carne, sì, burro, per opacizzare tutta la mia palpebra. Questo è uno step che faccio sempre qualora dovesse avere la palpebra un po' umida, un po' con un po' di fondotinta ancora al di sopra, o di primer. In questo caso non ho primer, quindi un po' di fondotinta, e comunque di base la palpebra naturale è un po' umidiccia, per cui facendo in questo modo l'andate a opacizzare, e quando andate ad applicare gli ombretti nella lid o sopra le vostre palpebre non si creano delle chiazze. Allora, sono un po' polverosetti, almeno per questo ombretto qui ho visto un po' di polverina. Ora voglio andare a prendere, oddio sono indecisa, però prendo questo qui molto caldo che si chiama Nirvana, quello che abbiamo applicato prima si chiama Moccasin, quindi prendo Nirvana e lo vado ad applicare nella piega. Oh, cavolo, l'ho leggermente picchiettato, e guardate qui, ottimo. Calcolate che non ho primer al di sotto. Devo dire che ultimamente queste tonalità calde stanno andando tantissimo. Io prima di avere i capelli di questo colore, avendo il viola, non amavo particolarmente le tonalità, cioè a chi piace abbinare i colori di capelli viola a tonalità calde, personalmente non le amavo tantissimo, cioè non amavo molto questo abbinamento. Ok, lascio così leggero, poi magari intensifichiamo dopo, e applico su tutta la palpebra mobile questo rosso. Oh, super matte. Non è male, me lo aspettavo un po' più pigmentato, un po' più pieno come colore, invece è abbastanza modulabile, diciamo che anche può essere anche una cosa positiva, nel senso che essendo dei colori belli strong è più facile avere una gestione del colore in questo modo, quindi gestirlo un pochettino meglio. Ripeto, pigmentati, però non col pigmento che appena prelevate il prodotto avete il pataccone subito evidente, ma sono molto
molto modulabili come effetto, però ovviamente sono pigmentati. L'ombretto che abbiamo preso prima, arancio Nirvana, anche qui. Anzi no, applico prima questo rosso perché ho sbagliato, ho preso un pennellino sporco, quindi sempre questo rosso, e poi riprendo Nirvana che era quello arancio e lo uso per sfumare quello che abbiamo applicato precedentemente. Ok, quindi trucco molto semplice, non andrò a realizzare niente di particolare. Ora nella palpebra mobile, nella parte centrale, vado ad applicare questo colore qui che si chiama Dark Horse. Riesco a applicarlo con le dita e lo picchietto qui leggermente nella parte centrale per dare giusto un punto luce. Vado ad amplificare la mia sfumatura nella piega e voglio provare questo ombretto qui dorato che si chiama Delirious, e vado qui ad applicarlo qui nella piega per scaldarlo ancora maggiormente, perché prima abbiamo applicato un colore scuro, quindi verso l'alto gli vado a dare un tocco luminoso con questo dorato. Bello. Dopodiché vado ad applicare nella rima interna una matita e volevo utilizzare una Faux Black di NYX che è la numero 6, questa qui che ha dei toni caldi. La applico, vedete che è rossastra, quindi sta benissimo con questo make up. Così abbiamo definito un po' la rima interna. Ora voglio andare a intensificare maggiormente il mio angolo esterno e vado a prendere questo colore marrone qui che è Siesta e lo utilizzo per andare a intensificare l'angolo esterno. Ovviamente questo make up, se non vi piacciono i colori caldi, potete utilizzare la stessa tipologia di applicazione però con dei colori che più vi piacciono, se non amate appunto i toni caldi. Ma fa uscire il pigmento verde degli occhi in una maniera assurda queste tonalità. E poi sempre con Siesta, che è il marrone scuro, intensifico un po' l'angolo esterno in questo modo qua. Ora andiamo a pulire qui, però intensifico giusto un attimino per dare un po' di profondità. Sfumare e voilà! Concluderei solo con un po' di mascara, utilizzo sempre l'Extreme Vamp nelle ciglia inferiori per darle un po' a definire. E voilà! Questo, raga, è il risultato finale. Devo dire che non mi dispiace assolutamente, qui non ho un punto luce. Vado proprio a definire il make up con Eros, illuminante di Moolak, giusto per dare un punto luce, ecco qua, leggero, e qui nell'angolo interno. Voilà, basta. Questo è il look finito. Cosa dire di questa palette in particolare? Che gli ombretti alcuni sono un po' polverosi, però hanno un'ottima sfumabilità. Come avete visto, ho impiegato davvero poco tempo nel sfumare il prodotto. Mi piace che sono modulabili, quindi non sono super 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 pigmentati appena appoggiate il pennello, ma potete modularli. L'effetto sugli occhi mi piace, il fallout è pochissimo, quasi inesistente, e devo dire che così come prime impressioni non mi dispiace. Questa palette ha appunto dei toni completamente caldi, quindi vi deve piacere appunto queste tonalità, però le altre due palette hanno dei toni un po' più vari. Per completare il look sulle labbra volevo andare ad applicare, vi faccio rivedere questa nude, ma io trovo che stia benissimo anche con questo make up una da un tono un po' più audace che si chiama Bang Bang, ed è appunto questo arancio qui che andiamo ad applicare subito insieme, perché questo ancora non l'ho testata, quindi vediamo un po'. Madonna ragazze,
Che pigmentazione. È meravigliosa. Allora, forse è un po' too much per questo make-up, però in realtà può anche piacervi, nel senso che dipende dai vostri gusti. Sto adorando queste tinte, almeno per quanto riguarda la colorazione nude che si chiama Stepping Out, che mi piace tantissimo. Sia l'applicatore che trovo che permetta un'applicazione molto, guardate com'è bello, è proprio inclinato in questo modo, quindi vi permette di seguire bene le labbra, ma anche una forma così a goccia meravigliosa, è floccato, è bellissimo questo applicatore, ma anche la texture del prodotto è molto molto morbida e vi permette di avere una stesura subito coprente del prodotto molto omogenea. Mi piacciono tantissimo queste tinte e non le sento assolutamente sulle labbra, anche il loro pack è super bello. Ora vi faccio vedere invece il trucco con l'applicazione di quella nude che a mio avviso per i miei gusti sta decisamente meglio. Bella! Bellissimo. Voi che dite? Meglio questa qui o quella arancione? A me questa piace molto molto di più. Poi vabbè, è questione di gusti, però mi piace da Dio. Da Dio, mi piace proprio tantissimo, bellissima. Impiega un po' più di tempo rispetto ai classici rossetti liquidi ad asciugarsi, perché essendo leggermente più cremosa ha bisogno di un po' più di tempo, ma non stiamo parlando di 5 minuti in più, stiamo parlando sempre di secondi. Volevo farvi un piccolo regalo in questo video e vi voglio regalare questa qui, non l'ho swatchata assolutamente, l'apro giusto per farvi vedere le colorazioni e sono queste, bellissime. C'è col borgogna, col marrone lì, rossastro, quel verde, bellissime. Quindi questa è per voi. E la rimetto subito nella sua confezione perché se si rompe, Pamela, è un disastro. E quindi appunto è questa piccola palettina che metto in palio per voi. Per poter partecipare basta lasciare un commento qui sotto questo video, essere iscritti al mio canale e seguirmi su Instagram. Spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere quali sono le vostre prime impressioni insieme a me in merito a queste palette, cosa ne pensate anche delle tinte, se le avete già provate, come vi siete trovate, fatemi sapere anche tra tutte le colorazioni, vabbè questa l'avete già vista insieme alla nude, cioè queste due le avete già viste, ma fatemi sapere se vi interessano gli swatch anche di queste tre e nel caso vi faccio dei mini video da inserire su Instagram, così se vi può interessare vedete anche in azione quelle tinte, quindi lasciatemi tutto qui sotto nei commenti. Come vi ho detto nel precedente video in cui c'era il giveaway, no, lasciatemi un commento di senso compiuto, quindi non mi scrivete cose. E io vi ringrazio sempre per seguirmi, sto recuperando, vista la pausa pasquale, tutti i commenti che mi avete lasciato, vi ringrazio anche e soprattutto dei consigli, come potete vedere le sopracciglia le sto realizzando scure perché in tantissime mi avete detto che preferite le sopracciglia scure, quindi sto seguendo i vostri consigli, fatemi sapere se vi piacciono fatte in questo modo. E niente, io ripeto, spero che questo video vi sia stato utile, vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!